Ciao ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati su Never Alone. Continuiamo subito. Ibaktani Nunakik iki waktu aga niksak Inyumi tukut takta aga niksit Non ho capito come uno possa fare tutto questo da solo, però boh, deve essere stato molto molto malvagio, molto molto forte, potente, cattivo. Quindi niente, siamo usciti un attimo di casa e adesso il villaggio non c'è più, ci hanno bruciato tutto. Kahrapam inyo niptakto. Sumalagula kami ni Beaksiak Lulum pichiningani. Agalan kahrap poshinyat sa gabi nga itsut. Imenyaw rin sa gabi kami sa samang nga nunamin. Pagkagawutin nunak kami. Questo pezzo è da sfruttare un attimo il vento, perché ecco. No, credo di dover scendere qua a questo punto. Compaiono questi, se posso dirlo, inquietanti omettini. No, ok, ha smesso di soffiare il vento. Sono davvero molto, molto inquietanti e non mi piacciono per niente. Volpe. Mi sa che no. Sì. Ok, ottimo. No, cos'è che stavo dicendo qualcosa. Gli omettini, le astrologhe giganti. Si mette con la volpe e si sposta. Sì, ok. Devo smetterla di usare la bambina quando sono su quegli affari là, perché sbaglia di sicuro. Ecco, qui facciamo l'incontro con quello che è l'uomo gufo. Che tra l'altro è bellissimo, cioè ha degli occhioni che possono essere, sembrare inquietanti, ma a me piace da morire. Quindi dobbiamo andare a cercare il tamburo dell'uomo gufo, che è stato rubato da quegli omettini omuncolini in pratica. E lui poi ci aiuterà in pratica. Una cosa che non ho sottolineato, ma che rende Never Alone un giochino ancora più bello, è appunto il fatto che questa presenza della popolazione Inuit c'è anche già a partire dalla lingua che appunto viene utilizzata per i dialoghi, cioè tutto il dialogato è fatto è fatto in lingua Inuit, ecco, e quindi è sottotitolato. Sempre, cioè per qualsiasi lingua voi utilizzate il gioco è sottotitolato perché appunto hanno deciso di mantenere questa cosa.
E secondo me è molto apprezzabile, davvero, perché poi per di più è una popolazione che... Ah, oddio, questo pezzo non mi piace. Perché? Aia, 3, 2, 1, via. Vai, 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 vai. E mo'. Ok, dobbiamo fargli tirare i sassi da questa parte. Senza farci ammazzare. Ok, adesso lui scappa. E possiamo prendere il tamburello, yes! Sto dicendo che io queste parti le conosco già perché appunto avevo provato a registrarlo, poi c'è stato casino con le registrazioni, sono venute male, ho dovuto formattare il computer e balle varie. E quindi in pratica rieccoci qui. Ma non sono andato tantissimo avanti, cioè non ero andato tantissimo avanti perché avevo fatto tipo 3 o 4 registrazioni forse. No, non riesce ad arrampicare. Eppure no, dovrebbe essere ben qua. Boh. Ok. Non so come mai certe volte si arrampica di più, certe volte si arrampica di meno. Allora, adesso faccio scendere quello, ma Dio, a momenti cascavo. Ma non ha bisogno comunque della cassa per arrivare laggiù. Vai in una, vai in una, vai in una, 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 una. Che sembra tipo che io dica nuda, ma in realtà no. C'è una bambina, sarebbe pedofilia, porca miseria, cioè. Ragazzi, cioè. State un attimo tranquilli. Yeah! Grande uomo Kubo, è il mio personaggio preferito finora. Fossi una ragazza direi, la bambina pucciosa, la volpina pucciosa. E invece sono un maschietto, dico, viva l'uomo gufo! Viva l'uomo gufo dagli occhi inquietanti! Tanto io non ho capito perché quando suona il tamburo lo suona al contrario, nel senso che la pelle tesa è da questo, cioè è dall'altro lato, lui lo suona. Cioè se guardate lo sta suonando dall'altro lato. Poi boh, vabbè, e lei abbraccia la volpina, ma noi andiamo e quindi the show must go on. Show must go on. Andiamo. Adesso. Perché non sai farlo, Volpina? Devo guidarti io. Ah, adesso si rompe tutto. E possiamo passare. Ovviamente, cioè, per puro caso, forma un ponte. Allora, adesso prendiamo confidenza per la prima volta con quello che sono le bolas, che io non so lanciare per il fatto che non c'è un indicatore chiaro di dove stai mirando, cioè c'è il braccio della bimba, ma fino a un certo punto, nel senso che poi a un certo punto si sposta? Non si sposta. Vieni in una. Ok. E quindi appunto possiamo vedere che muove l'altro braccio e più o meno possiamo capire dove sta puntando, ma non è proprio per niente chiaro. Eccala! Prima morte! Facciamo un counter delle morti stupide fatte. Allora, qua c'è il vento. Che poi ovviamente il vento lo fanno appena. Cioè, ha un timer preciso per cui se tu rushi e arrivi là, muori. Come anche adesso. Se io mi fossi messo a lanciare, se fossi andato di corsa.
Uppium aiuta. Idem qua. Cioè, ad andare di corsa cadi come un fesso. Ok, via. Allora, qua. Colpina. Ma no! Ed è caduta anche l'altra. Perché ovviamente se sparisce la volpe sparisce anche lo spiritello. Quindi morte numero 2 nello stesso punto. E way! Siamo già a 2. E sto per compiere l'errore di lanciarmi. Allora, vai. Ok. Vento. Oh, tu salta di là intanto. Ah, ma vedi che la volpina arriva. Maledetta volpina. Vieni. Qua ci va la volpina. Che muove la farina di qua. Così Nuna può usare le bolas contro questo farino. No, e ovviamente non puoi solo inclinare una volta che hai iniziato a colpire con le bolas, quindi è un po' una fregatura. Allora, no, wait. Allora, ok. Soffia in là il vento, quindi dovrò probabilmente sfruttarlo per... no. Ma Nuna, che case? Allora, qua, e poi quando soffia il vento... Pronti? Via! Wow, grande! Ottimo! E ce l'ho fatta al primo colpo qua. Un autosalvataggio. Se la tane non ha chiamata il mio collocazione. L'uomo bruttissimo. Che dato non ho ben capito cosa sono quei due così gialli che ha qua sotto. Se sono dei piercing o cosa. E siamo di nuovo a fuggire, non più contro l'orso, ma contro l'uomo malvagio, che ancora non ha un nome, che però ci mette del ghiaccio da mezzo ai piedi. Fortuna che si è fermato, altrimenti eravamo morti. Allora, via. E qui si scopre cosa cercava l'uomo malvagio nel nostro villaggio. Ed erano appunto le bolas che l'uomo gufo gentilmente ha lasciato a noi. Che col senno di poi, appunto... Cosa diavolo? E ora andiamo a imbarcarci in grandi guai. Perché... Infatti, dopo essere scappata da un pericolo, la fanciulla della volpe si trovava in un pericolo ancora più grande. Yeah! E direi che visto che c'è di nuovo un... uno spezzone qua, possiamo concludere qui l'episodio. Forse sarà venuto breve, un po' come l'altro, una decina di minuti, ma almeno così sono rapidi da vedere, così tra un panettone e una buffata e... un po' di esercizi di matematica e una versione di latino,
possiamo benissimo gustarci anche Never Alone, giocato da Mazze Tesi. Allora, io appunto vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto per supportare la serie e il canale. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti, buona giornata e buone feste.